E la libreria non ci resta che leggere, continua a sorprenderci. Questa sera una presentazione di un libro ancora più particolare del solito, Euridice, se ho detto bene, e Mario Donato Cosco sarà colui che dialogherà con l'autore Franco Franco Migliaccio. Migliaccio. Di cosa si tratta? Questo è un libro veramente sui generis perché contiene una serie di liriche particolari, nel senso che sono innervate da una conoscenza del mito classico che diventa poi un rivisitato con una sensibilità del contemporaneo, per cui noi ci troviamo a poter attingere emozionalmente e emotivamente ad un capitale culturale e sentimentale che ci viene dal mondo classico, ma nello stesso tempo che ci aiuta a comprendere quelle che sono le dinamiche fondamentali della contemporaneità. Il mito di Orfeo e Euridice è un mito che ci insegna a non guardare indietro o, dovendolo fare, a guardare al momento opportuno. A non cadere nella contraddizione, perché in definitiva è questa che si è caduto nella contraddizione, allora quando si è girato ha perso la sua radice. Ma anche, ecco, anche questa dimensione, che è la dimensione dell'assenza, no? Dell'assenza che diventa poi quasi protagonista di tutta la vicenda narrata magistralmente anche attraverso i versi di Franco Migliaccio, perché è sull'assenza che poi Franco costruisce delle poesie bellissime, delle poesie che io non ho, come dire, che ho osato addirittura definire come poesie che suscitano nel lettore una specie di catarsis spirituale. Siamo alla vecchia Grecia. Però in questo mondo che corre non si sa dove, la poesia ha ancora un suo posto, le catarsi servono ancora? Certo, la poesia, senza poesia il mondo muore. La poesia è qualcosa che aiuta l'uomo a ritrovarsi, a ritrovare se stesso, ma soprattutto a mettere un ordine spirituale nel caos del presente. Oggi il caos sembra prevalere su tutto. La poesia invece è quello strumento che apre le porte che conducono verso un altrove che è paradossalmente l'altrove della nostra interiorità. E quindi finalmente abbiamo l'autore, Franco Migliaccio, una persona un po' chiusa, introversa, che però si apre con la poesia. Almeno questa è stata la prima impressione. Dicono che nella prima impressione si abbiano i primi 7 secondi. Ok, allora grazie, sì, mi fa piacere questo, però devo parzialmente correggere, cioè è giusto questo, però io faccio anche un lavoro particolare, cioè insegno, quindi diciamo che la più grande apertura è in quel campo, la poesia invece no, mi serve un po' di più per esplorare il mio rapporto col mondo, diciamo non è un rapporto sereno quello di chi si chiede delle cose sulla vita, sulla nostra origine, sul nostro destino, la poesia ti aiuta. È una specie di ancora di salvezza, come dire. Io ho scritto molti anni fa, da molto giovane, diciamo, ero uno studente di liceo, poi ho lasciato, poi ho ripreso dopo circa 15-20 anni, insomma, vuol dire che sentivo dentro di me proprio l'urgenza di interpretare attraverso questo mezzo. Anche perché porsi delle domande e pensare oggi, se non pericoloso, è quantomeno poco usuale. È poco usuale senza dubbio ed è noi cerchiamo anche come insegnanti di remare un pochino controcorrente. Poi c'è una categoria di studiosi seri, diciamo così, che dice che il pensiero vuol dire falsificare la realtà, no? Allora io spero di dirlo anche quando avremo modo di parlare di poesia, dico la poesia invece è un modo per ritrovare quel pensiero forse non pensato, quello che sta all'origine, quello mitologico. E per cui quello più puro, forse, non troppo declinato nella realtà, diciamo così. Professore, qui siamo nel tempio della cultura perché la libreria fa un grande lavoro. Se ora ci dovessimo girare all'indietro, scomparirebbe tutto? Questa è una bellissima domanda. Io credo che prenderebbe vita tutto se ci girassimo all'indietro, perché siamo nel luogo in cui proprio la vita respira.
cioè attraverso le idee degli altri, le persone che scrivono, che pubblicano e le persone che leggono. E devo dire, nella mia esperienza proprio professionale, che sono da un lato un po' preoccupato perché sempre meno studenti leggono, ma c'è una fortissima categoria, forse di nicchia, di persone in giro per il mondo, compresi i ragazzi in età scolare, che leggono e leggono in modo proprio competente e accanito. Per cui di questi io sono molto contento. E un'ultima battuta, possiamo dire che una poesia salverà il mondo? Una poesia non lo so, ma l'arte senza dubbio, in generale. Il Soroptimist è sempre in attività, ma la presidente Vittoria Mandari ancora di più. L'abbiamo bloccata mentre sta preparando questa serata qui alla libreria Non ci resta che leggere, una serata di poesia. Chiedevamo prima, la poesia ha ancora un suo ruolo nella nostra vita? Beh, certamente, per chi come noi ama le emozioni, ama i sentimenti, non può non amare anche la poesia. Concludiamo questa sera una rassegna particolare che abbiamo iniziato parlando sempre di donne e di poesia, e concludiamo con una parte proprio dedicata, una sera dedicata alla poesia, quindi penso che il cerchio si chiuda così. Però il Soroptimist non si fermerà mai, quindi ci aspettiamo un inverno a livello dell'estate. Non lo so, certamente con tanti eventi, tante manifestazioni, quindi ci facciamo sentire. E alla Presidente abbiamo chiesto tante volte quanto sono brave le libraie di Non ci resta che leggere. Potremmo concludere con un aggettivo che le identifica, la nostra Eleonora e la nostra Maria Grazia? Fantastiche. Così come è fantastico il Soroptimist. Beh, questo lo dice lei. Sarebbe per me adorarmi da sola, quindi per me loro sono fantastiche. Stadio Lopresti di Palmi, quarta giornata del campionato di eccellenza calabrese. La palmese di mister Crucitti, reduce dalla sconfitta esterna contro la Vigor Lamezia per 2-1, ospite il Cittanova, che invece ha ottenuto un pari a reti bianche sul campo del Sambiase. Direzione di gara affidata al signor Enrico Pasco e la sezione di Vibo Valencia coadiuvato da La Rosa e D'Amico. 4-3-3 per i neroverdi, che schierano di fronte a Zampaglione, Giovinazzi e Spasa, Gomez e Novo con Catalano, Gandini e la vecchia in mediana, tridente composto da Pacheco, Gomez e Reichenberg. Grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Mirko Giacobello passiamo a raccontarvi il film di questa sfida, dopo ovviamente i riti prepartita, le coreografie sugli spalti, dopo 4 giri di lancette, lancio di Gioffre per Condemi che salta a Giovinazzi, riesce a servire dentro il compagno di squadra Spanò, che manderebbe anche in rete, ma è tutto fermo per fallo dello stesso numero 9 su Espasa. Rivediamo a rallenti la carica dell'attaccante Lametino, primo cambio per la palmese, entra Desa per l'infortunato Reichenberg, ennesimo infortunio importante per la palmese, priva di Merida, Basile e Militano al 16esimo, punizione di Sapone che apre per Condemi, serve di prima Giovre, mette dentro per Spano, non arriva all'appuntamento col gol, un minuto più tardi rimessa di Giovinazzi per Pacheco che gli ritorna la sfera, il cross che Gomez di testa manda sul fondo. Al giro di boa della prima frazione di gioco ci prova ancora il Cittanova con il destro di Condemi, respinto da Zampaglione. 3 minuti più tardi anche l'ex di giornata Sapone fa tutto da solo, arma il destro, non inquadra lo specchio della porta, risponde la palmese al minuto 34 con una gran botta dalla distanza del numero 7, Pacheco trova la deviazione in corner di Palumbo, parata efficace e per i fotografi. 2 minuti più tardi rinvio errato di Giovinazzi, prova ad approfittarne allora un calciatore del Cittanova, la sfera dopo una deviazione soffia sulla traversa dal corner che ne consegue, sfera messa in mezzo per Cianci di testa, sorvola la trasversale. 2 minuti più tardi Pacheco ruba palla a Sapone, mette dentro per Gomez, clamorosamente non trova l'appuntamento con la sfera, un primo tempo dai bei ritmi e spettacolare, fermo ancora sullo 0-0, lancio lungo di Cianci per Ricciardi che entra in area a calcia trovando l'ennesima respinta da parte di Zampaglione, va così in archivio una prima frazione di gioco spettacolare ma ancora fermo sul risultato di 0-0. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, dopo 5 di gioco, corner battuto corto per Condemi che mette dentro un cross deviato con la mano da Gomez, massima punizione allora accordata dal direttore di gara sul punto di battuta. Dagli 11 metri si presenta Condemi, spiazza Zampaglione, Cittanova in vantaggio allo Presti di Palmi.
Pigia sull'acceleratore la compagine Regina, lancio in profondità per Tapparello, Tapparello col mancino, ancora una gran risposta da parte di Zampaglione, due minuti più tardi è Gomez per Candini, fraseggio nello stretto, allora ci prova col destro la vecchia, non impensierisce però Palumbo, secondo cambio con Pititto che prende il posto di Deza al 90esimo, la Palmese però con la punizione di Candini che Pescanovo mette dentro la sfera e fa 1-1 all'Opresti di Palmi, l'hanno pareggiata i neroverdi allo scadere, ma che devono ragguardarsi dagli assalti finali del Cittanova, punizione di Infusino infatti per i giallorossi che non inquadra lo specchio della porta al minuto 92, due minuti più tardi rimessa laterale di De Paola, la sfera viene spazzata sui piedi di Ricciardi che calcia trovando la deviazione di Tapparello, tutto solo, manda clamorosamente fuori, scorrono i titoli di coda all'Opresti di Palmi, un punto per parte a Palmese e Cittanova. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Gianni Renda di Lamezia Terme, quarta giornata del campionato di eccellenza calabrese, il Sambiase reduce dal pari a reti bianche contro il Cittanova, ospita il Bogale, reduce dal medesimo risultato contro il Gioiosa Ionica, direzione di gara affidata al signor Giovanni Graziano, condito di Catanzaro, coadiuvato da Vladimir Giovanni Renda e Giuseppe Sacco della medesima sezione. 4-3-3, questo l'assetto scelto dai Lamedini di fronte a Giuliani, Perri, Frassonno, Strumbo e Schirri, per mediana spazio a Monteiro, Mano e Trentinella, tridente composto a Crucitti, Abaiane e Cordari, grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Donato. Passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida. Al 19esimo Crucitti scambia con Abaiane, il quale calcia trovando la respinta della difesa, arriva Monteiro che calcia mandando alle stelle, due minuti più tardi Abaiane scappa a destra, mette dentro la sfera dove arriva Monteiro, calcia a botta sicura trovando il salvo sulla linea di Urruti, 32esimo, sempre e solo Sambiase in avanti, questa volta è Crucitti da sinistra a pescare la testa di Abaiane che non inquadra lo specchio della porta, va così in archivio la prima frazione di gioco a forti tinte Lamedine. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa, dopo 6 di gioco Jalò dalla sinistra mette dentro la sfera lisciata da Baeza, ringrazia Monteiro che manda in rete per il vantaggio giallorosso, 1-0 al Gianni Renda, cambia il parziale, la rete di Monteiro dà il via alla goleada giallorossa. Al 55esimo Abaiane per Crucitti viene steso in area da scoppetta, massima punizione accordata dal fischietto catanzarese e dal dischetto. Abaiane per il raddoppio intuisce solamente l'estremo difensore Regino, 2-0 al Gianni Renda quando può avere inizio la girandola di cambi dentro Cozar per Monteiro. Al 57esimo 5 minuti più tardi tocca a Iania per Trentinello, al 69esimo Alves per Crucitti, tra gli applausi il capitano e numero 10 giallorosso. All'81esimo rinvio di Marino per Morelli, si fa sradicare la sfera alla propria disponibilità da Iania, Iania calcia mandando in rete, tris giallorosso, 3-0 e game over al Gianni Renda di Lamezia Terme. C'è tempo solo per l'ultimo cambio dentro Gaetano in luogo di Perri e poi può avere inizio la festa per la compagine Lamedina. Sambiase, Bogale e già storia e termina per 3-0. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Sono passati 16 anni dalla fondazione della Casa del Fanciullo a Betlemme, un luogo in cui la forza dell'amore e della fede trionfano e le ferite delle famiglie vengono guarite perché bambini e ragazzi trovino un rifugio sicuro e una casa piena di calore. Sono Geries Shatara, figlio della Casa del Fanciullo, figlio di questa casa in cui ho vissuto per 12 anni. Sono venuto qui quando avevo 6 anni, ora ne ho 18. Mia madre non riusciva a crescerci e a lavorare allo stesso tempo per mantenerci, quindi ha invitato noi bambini a entrare in questa casa. Non eravamo molto contenti dell'idea,
ma col tempo abbiamo conosciuto tutti, si sono presi cura di noi fratelli e ci hanno curato. Il 13 settembre è stata celebrata una messa di ringraziamento per questi 16 anni di vita. La celebrazione si è tenuta nella cappella all'interno della Casa del Fanciullo ed è stata presieduta da Fra Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa. Erano presenti numerosi sacerdoti, Fra Amjad Sabbara, della custodia, fondatore della casa, e Fra Sandro Tomasevic, attuale direttore. Hanno partecipato alla messa i ragazzi ospiti della struttura e numerosi fedeli. Siamo veramente felici. Molte generazioni sono passate da questa casa dalla sua fondazione. Parliamo di circa 160 bambini. Ringraziamo Dio per questa benedizione, perché in questa casa viviamo tutti come un'unica famiglia, dai più piccoli ai più grandi. E come ha detto padre Ibrahim nella sua omelia di oggi, è un grande onore e una grande gioia incontrarci in questa occasione, ma è anche una grande responsabilità che dobbiamo assumerci. Quest'opera della custodia di Terra Santa ha davvero cambiato la vita a molte famiglie. من 2005 لما لما كنت هون بالضبط كخوري رعية ولبعد ما بدينا نرمم البيوت Dal 2005, quando ero parroco qui, abbiamo restaurato molte case. Nelle mie visite ho visto le sfide che le nostre famiglie attraversano e su questa base abbiamo pensato di fondare la Casa del Fanciullo. Ringraziamo Dio, sono passati 16 anni, ci sono sicuramente tante sfide ma anche tanti successi. E la cosa bella è che il seme è diventato un albero, come dice Gesù, un albero da cui partono tanti rami. أصبحت شجرة، شجرة اللي أعطت بالضبط كتير أغصان. بيت الطفل هو من أهم المشاريع اللي عملتها حراسة الأراضي المقدسة ومظبوط في مدينة بيت لحم. La Casa del Fanciullo, che oggi ospita 27 bambini, è uno dei progetti più importanti che la Custodia della Terra Santa ha realizzato a Betlemme per tutti i bambini che vivono situazioni familiari difficili, che hanno bisogno di cura e di amore, di una casa confortevole e di un ambiente che li aiuti a vivere da bambini. اللي بتوفره للأطفال اللي هم موجودين هون. Voglio proporre una ricetta che può essere molto utile, almeno quello che faccio io quando ad esempio ho un po' la pancia gonfia, che può capitare, magari si è mangiato male nei giorni precedenti, e addirittura può essere utile invece anche per coloro che hanno del grasso addominale, perché è veramente una ricetta di una, come posso dire, di una capacità straordinaria di aiutare ad avere la pancia piatta. Allora, direi che la possiamo chiamare pollo al cartoccio con limone e salvia. Allora, intanto vi do subito gli ingredienti per una persona. Allora, una coscia di pollo, un limone, della salvia, delle foglioline di salvia, olio extravergine, sale quanto basta, io dico sempre che il sale se lo moderiamo è meglio. Allora, dobbiamo lavare e spellare il cosciotto di pollo. Tante volte si dice di non togliere la pelle perché il grasso della pelle sembrerebbe un grasso buono. Però in questo caso, dal momento che io ne faccio anche una questione di pancia piatta, spellate il cosciotto di pollo, lo lavate bene, lo mettete su un foglio di, lo tamponate ovviamente, lo mettete su un foglio di alluminio, lo salate leggermente, mettete qualche fogliolina
di salvia, e lo cospargete con il succo di limone. Ecco, il limone lo dobbiamo veramente come bagnare col succo di limone, e mettiamo un pochino di olio, un filo di olio. Chiudiamo il foglio di alluminio, quindi diventa come una specie di cartoccio, e lo mettiamo al forno a cuocere per un 50 minuti, un forno preriscaldato a 180-200 gradi, e noi abbiamo quindi praticamente questo cartoccio, una volta che lo apriamo, profumatissimo, il pollo leggerissimo, estremamente utile, ripeto, per combattere il gonfiore addominale. Provare per credere. Buon appetito!